dal film La vita è bella, colonna sonora di Nicola Piovani che vinse l'Oscar per questo. Al contrario dei precedenti film di Benigni, che sono stati sempre trattati in maniera controversa, questo fu un successo di pubblico e di critica. Questo film di Benigni regista è il più difficile, vistoso e il migliore. Due film in uno, ovvero un film in due parti, nettamente separato per ambientazione, tono, luce e colori. La prima spiega e giustifica, la seconda è una bella storia d'amore, prima tra un uomo e una donna, poi per un figlio, ma l'una è la continuazione dell'altra. Con 228 milioni e 900 mila dollari è il film con il maggior incasso del cinema italiano a livello mondiale di ogni tempo. Durante la cerimonia degli Oscar del 21 marzo del 1999 ha ricevuto ben 3 statuette su 7 nomination per il miglior attore protagonista, per la migliore colonna sonora e per il miglior film straniero. A Roma Benigni, il nostro toscanaccio, salutò l'allora Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, e stringendogli la mano ha esclamato: «Ho l'Oscar nelle mie mani». Dal film La vita è bella. Terapeutica. Invece di andare in farmacia a comprare medicinali, basterebbe andare in un teatro e ascoltare un po' di buona musica. E credo che abbia ragione, perché
Questo pezzo ne è la dimostrazione, è un pezzo molto bello e ci fa stare meglio anche un po' dentro. Accompagnata dal celeberrimo brano jazz Pink Panther Theme, composto da Harry Mancino, che ispirò una serie di cartoni animati. Si esibiranno in una coreografia della loro insegnante Ilaria Pasi il drappello delle maggiorette. Thank you.